Bene, riprendiamo la linea qui da Ortona, ultimo quarto di questo incontro, vede i padroni di casa in vantaggio, punteggio di 71-57. Subito palla per gli ortonesi, con Musso che scarica su Martelli, Leo sto canestro combatte con Marinelli, ancora Leo. Farsi largo col fisico, il gancio non va, d'altri tempi. Caverni, Marinelli, Gnaccarini, ancora Caverni, fino in fondo, arresto e tiro, due punti per lui. Diomede, palla per Musso, Di Carmine, Diomede. Ancora Musso, da tre punti, solo ferro per lui. Ripartono gli ospiti con Gnaccarini, subito da tre punti, ma solo ferro. E palla riconquistata da Diomede. Porta la calma. Palla per Musso, Leo. Ottima la sua finta, scarico per Martelli. Tre punti per il numero 17, Alex Martelli. 11 punti personali per lui. Caverni cerca di farsi largo. Due punti ancora per Caverni. Diomede. Due punti, conquista, subisce anche fallo e va anche in lunetta per il tiro libero supplementare. Escono Di Carmine e Musso ed entrano Comignani e Gialloreto. In lunetta Diomede per il tiro libero supplementare. Va a segno, 77 Ortona, 61 Senigallia. Gnaccarini, questo è tiro, brutta soluzione. Martelli, Diomede, carriera Leo. Subisce fallo. Fallo del numero 5, Pierantoni. Secondo fallo personale per lui. In lunetta Leo. Buono il primo. Buono anche il secondo, 79 Ortona, 61 Senigallia. Caverni, palla per Maddaloni, sceglie Gnaccarini, Pierantoni, palla per il numero 8, Catalani, ferro per lui, rimbalzo del capitano Ernani Comignani. E di nuovo Power Basket, fidata Gialloreto. Marcato dal numero 12 Caverni. Leo combatte di fisico con Pierantoni, cerca di farsi largo, passi per lui. Rimessa Senigallia, affidata numero 12 Caverni. Maddaloni, rimbalzo di Martelli. Diomede cerca di riportare la calma. Comignani, ancora Diomede.
pressato da Gnaccarini. Comignani, passi per lui, frazione di passi, rimessa a Senigallia. Caverni per gli ospiti. Maddaloni, Caverni, Pierantoni, resto e tiro, e tre punti per Pierantoni. Diomede rilancia l'azione per gli ortonesi, palla per Giallorito. Leo, piazzato da Pierantoni, passi per Leo. Rimessa per gli ospiti, palla per Caverni. Gnaccarini, Maddaloni esce dai blocchi, ultima la finta su Martelli, fino in fondo e subisce fallo nel numero, pensiamo, 18, Comignani. Vediamo un po', infatti è così. E l'unità Maddaloni per due tiri liberi. Non va il primo. Non va nemmeno il secondo, il rimbalzo di Comignani che si affida a Giallorito, il quale scarica per Diomede. Comignani, Giallorito, ora Giallorito tenta la soluzione difficile da tre punti, solo ferro per lui. Fallo intanto del 17 Martelli. E time out. A 5 minuti e 27 secondi dal termine del match, 79 Ortona, 64 Senigallia. Finisce il time out, riprende il match con rimessa a Senigallia affidata al numero 7 Gnaccarini. Palla per Pierantoni. Gnaccarini, tutto canestro per Pierantoni. Maddaloni fino in fondo, fallo per il numero 8 Catalani e fallo commesso da Comignani. Rimessa per gli ospiti affidata a Caverni. Da tre punti allo scadere dei 24 secondi Pierantoni porta i suoi sul punteggio di 67 contro i 79 dei padroni di casa.
Diomede, Leo, giallo reto, sfrutta il blocco di Leo, ancora Diomede, si butta dentro, scarico Leo, finta su Caverni e subisce fallo. Il Lunetta, Leo per due tiri liberi. Buono il primo. Buono anche il secondo. Parte Caverni. Ultimi 4 minuti e 30 secondi di match. Ottima soluzione di Caverni. Si butta dentro senza paura. Due punti per lui. Diomede. Ad impostare per i padroni di casa, scarico su Martelli. Comignani si prende questo tiro e due punti per lui. Sostituzione per il padrone di casa, esce col numero 17 Martelli ed entra col numero 7 Musso. Parte Senigallia, pallone affidato a Pierantoni che scarica subito su Gnaccarini. L'arbitro rileva un fallo. Fallo del numero 6, giallo reto. Anzi, scusate, del numero 11, Leo. Lonetta, Gnaccarini per due tiri liberi. Buono il primo. Buono anche il secondo. Musso. Giallo reto. Diomede. Ancora giallo reto. Leo cerca di farsi largo di fisico. Scarico per giallo reto. Arresto e tiro. Riparte subito però Senigallia con il numero 11. Maddaloni e subisce fallo da Musso. Pierantoni, palla per numero 7 Gnaccarini, ancora Pierantoni da tre punti, non va, e palla riconquistata dai padroni di casa che si riportano in attacco con Diomede. Comignani scarica sulla destra per giallo reto, ottima la sua finta, palla per Musso. Comignani da tre punti, solo ferro per lui, ma palla riconquistata da Diomede. Musso, Comignani, Diomede, da tre punti, 85 Ortona, anzi,
86 Ortona, 71 Senigallia, 2 minuti e 30 alla fine di questo match. Su fallo commesso dal numero 13 Diomede. Sostituzione per Senigallia, esce col numero 11 Maddaloni ed entra col numero 18 Pasquinelli. In lunetta per due tiri liberi il numero 5 Pierantoni. Buon primo. Non va il secondo, rimbalzo di Leo. Subito affida palla a Diomede. Comignani, Gialloreto, Musso, Gialloreto, da tre punti, solo ferro per lui. Nestro per Pierantoni, si lotta. Vediamo un po' cosa ha fischiato l'arbitro. Buon primo per Pierantoni. Non va il secondo, rimbalzo di Leo Diomede. Pressing alto degli ospiti. E Gnaccarini ne approfitta subito di questa incertezza di Musso. Gialloreto, Musso, Comignani. Musso riconquista palla, Leo sotto canestro. '88 Ortona, '75 Senigallia, ultimi scampoli questa nona giornata qui ad Ortona. Gnaccarini, centro con Varco, scarico fuori per Pasquinelli. Fallo commesso dal numero 7 Musso. Quinto fallo per lui, si accomoda in panchina e fallo tecnico alla panchina. Entra intanto col numero 5 Di Carmine. Lunetta, Pasquinelli, buono il primo tiro libero, buono anche il secondo, un altro tentativo per lui. Buono anche il terzo. 88 Ortona, 78 Senigallia. Rimessa ancora Senigallia. Data Gnaccarini per Caverni. E vede un ottimo taglio del numero 10 Bertoni. Solo ferro per lui Diomede. Fallo per palla per Di Carmine. Gialloreto, pressato da Pasquinelli, affida palla a Comignani, Diomede, ancora per Comignani, lotta con Caverni, ah.
Rimessa over basket, 47 secondi nel termine del match. E time out richiesto da coach Sorgentone. Punteggio 88-78. Riprende il match con Di Carmine, ma scade il tempo per l'azione. Rimessa Senigallia affidata al numero 5 Pierantoni, Caverni, Pasquinelli da tre punti, solo Ferro, rimbalzo di Di Carmine, ma ancora Senigallia, alla fine risolve Diomede, prepotenza e conquista fallo. Fallo commesso dal numero 10 Bertoni. Rimessa over basket, riparte Gialloreto pressato da Caverni, ma perde palla, riconquistata sempre da Caverni, scarica per Pasquinelli, Gnaccarini, ancora Caverni, tenta un tiro da tre, un lob non va, pallone riconquistato da Leo e rimessa affidata, anzi rimessa per Senigallia. Caverni sbutta dentro fino alla fine. Fallo del numero 5 di Carmine. Caverni in lunetta. Due punti per lui. Vol primo. Buono anche il secondo e time out richiesto da coach Sorgentone a 9 secondi al termine di questo match. Prende il match, pallone affidato a Gialloreto,
Resta il tiro da tre punti, non va. Fallo del numero 13, Diomede, e due tiri liberi in lunetta. Pasquinelli per gli ospiti. Un secondo e 72 centesimi al termine del match. 88 Ortona, 80 Senigallia. Ferro. E si conclude qui questa nona giornata qui ad Ortona. Where Basket torna la vittoria. Punteggio 88 Ortona, 80 Senigallia. In virtù di questo risultato la Where Basket Ortona sale a quota 12 punti, mentre la Golden Gas Pallacanestro Senigallia rimane quota 8 punti. Prossimo turno vede la Where Basket Ortona impegnata sul campo del Martina, mentre la Golden Gas Pallacanestro Senigallia ospiterà i ragazzi del Virtus Valmontone. Un saluto qui ad Ortona e a risentirci tra 15 giorni.